La sede regionale della Val d'Aosta ha ospitato il lancio del PITEM RISC, un progetto incentrato sui territori transfrontalieri che devono far fronte ai rischi naturali, dalle alluvioni alle valanghe, dai temporali alle frane, facendo i conti con una mutata situazione climatica. Parliamo di resilienza, che è fondamentale per questi territori. Noi abbiamo delle montagne che sono attrattive per il turismo, sono molto belle, ma anche hanno dei grandi rischi e delle fragilità. Quindi è importante, come si farà nel progetto, coinvolgere la cittadinanza. È importante che questi progetti siano e partano, siano condivisi quindi proprio con i cittadini. Un altro aspetto molto importante è quello della ricostruzione e offerta al grande pubblico della memoria storica dei nostri territori sui rischi naturali, e una terza asse in cui crediamo molto molto importante insieme ai francesi sarà quello di dare avvio a una scuola di haute étude sui rischi naturali distribuita sulle 5 regioni della macro regione alpina. I PITEM si caratterizzano fra i progetti Alcotrà per la capacità di mettere insieme più progetti che declinano un grande tema comune in territori diversi. In questo caso il PITEM vede insieme Valle d'Aosta come capofila, Regione Piemonte, Regione Liguria, Città Metropolitana di Torino, Fondazione CIMA per la parte italiana. Per la parte francese, il Service Départemental de Secours et d'Incendie, cioè i pompieri, della Savoia e de l'Haute-Provence, la regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, il Consiglio Dipartimentale dell'Alta Savoia e l'Ufficio di Ricerche Geologiche e Minerarie. Il budget raggiunge quasi 9 milioni di euro, che serviranno a finanziare le quattro grandi declinazioni di questo PITEM, tutte accomunate dall'obiettivo di far crescere la cultura del rischio e la consapevolezza fra i cittadini. RISC.com, dedicato a migliorare le strategie di comunicazione. RISC.gest, incentrato sugli strumenti per migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali, a cominciare dai piani di protezione civile partecipati. RISC.4, che punta alla formazione, e RISC.act, che mette insieme gli obiettivi degli altri progetti attraverso l'individuazione di buone pratiche.